Seconda pesante sconfitta subita in 5 giorni. Mercoledì l'eliminazione dalla Coppa Italia, oggi il passo falso contro il Cagliari. Per la Lazio una domenica nera. Zoff, per l'occasione, decide di rinunciare a Ridle e si affida al trio già sperimentato diverse volte con successo in passato, Doll, Winter e Gascon. L'avversario che ha di fronte non è dei più docili. Il Cagliari di Mazzone ha carattere, sa come difendersi ed è apprezzato per l'abilità che ha nel chiudere gli spazi di avversari più forti, perlomeno sulla carta. Segna poco, ma subisce anche pochissimi gol. Nella Lazio, Zoff rinuncia a Bacci e dà fiducia a Sclosa, peraltro tra i migliori. La partenza dei padroni di casa è brillante. Gascon si mette subito in evidenza con deliziosi dribbling. La prima mezz'ora è tutta biancoceleste. Gli spunti di Doll e Signori impensieriscono Jelpo, che però conferma di essere tra i portieri più quotati della Serie A. Davanti a Jelpo c'è una vera e propria saracinesca, 10 giocatori tra difesa e centrocampo con il solo Oliveira in attacco. La difesa è efficace, altrettanto solido è il centrocampo, affidato a un vecchio leone come Matteoni, al quale danno un forte contributo anche Cappioli e Moriero. Comunque la Lazio trova il varco giusto e va in vantaggio in questo modo, da Gascon, sempre allerta, a Fuser, che realizza al volo un gran bel gol. La formazione di Zoff sembra aver rotto il ghiaccio, invece di raddoppiare subisce il pareggio con Cappioli, pronto a sfruttare un tocco di Cravero. Un po' la solita Lazio, insomma, sempre all'altezza quando si trova a dover affrontare le grandi, in affanno invece quando dovrebbe salire in cattedra. Una questione di carattere, forse. A volte le manca quella personalità che fa grande una squadra. Nella ripresa da registrare 2 spunti di Favalli. Poi, piano piano, la luce si spegne. Doll non fa niente per riaccenderla, il tedesco in giornata no. Nessuno dà una mano a Beppe Signori. Chissà perché, tocca sempre al capocannoniere della Serie A aiutare i compagni. L'autogol di Winter, per la Lazio, è un vero e proprio K.O. Neri, subentrato a Sclosa, non approfitta della mischia nell'area del Cagliari e il pareggio resta un sogno. La Lazio sciupona, davvero troppi gli errori nel primo tempo, subisce passivamente e gli avversari potrebbero segnare ancora. In chiusura un episodio che crea qualche polemica. Un giocatore del Cagliari svirgola il pallone. Jelpo, invece di ribattere con i piedi, recupera con le mani. Un rinvio all'indietro giudicato involontario dall'arbitro Pairetto. Negli spogliatoi la rabbia comprensibile di Dino Zoff. Se fa giocare Doll, tutti rimpiangono Ridle. Quando gioca Ridle, ad essere invocato è Doll. La sconfitta insomma, è pesante, non ci voleva, dovremmo ricominciare da capo. Purtroppo la pensavo pericolosa, ci è girato anche particolarmente male. Abbiamo il campionato in salita adesso, però insomma se le cose vanno oggi dovevamo chiuderlo, l'abbiamo riaperta con demerito nostro, poi l'abbiamo chiusa definitivamente con un autogol, poi siamo andati in confusione e da lì abbiamo creato poco.